Danio, questa vittoria per 3-0 sulla Cairese è il viatico migliore per arrivare al derby col finale. Quanto siete soddisfatti? Molto soddisfatti, anche perché la Cairese sicuramente è un avversario molto temibile e siamo partiti da martedì già a prepararla bene e fortunatamente è arrivato il risultato. Primo tempo molto difficile e poi secondo tempo si è riuscito a sbloccarla e buon per noi, sarebbe portato il risultato a casa. E il Pietraligure è stato micidiale in ripartenza, con palloni calciati bene oltre le spalle dei difensori della Cairese e con le vostre punte che sono state abili a tagliare il campo e a presentarsi di fronte a Moraglio. Questo perché la Cairese ha avuto anche un atteggiamento di controllo, sulla partita. Sarà più difficile farlo contro squadre che come voi hanno bisogno di punti e che sono arroccate dietro. Vi sentite pronti anche per poter imporre di più il vostro gioco? Sicuramente quando giochiamo in casa riusciamo ad avere anche noi il controllo del gioco in maniera diversa. E come ho detto prima, questa partita qua l'abbiamo preparata così perché anche sapendo che loro comunque si sarebbero alzati per avere più controllo sulla palla, sul gioco, e noi abbiamo sfruttato bene lo spazio che loro si lasciavano alle spalle e infatti siamo riusciti a essere efficaci con i nostri attaccanti. Sicuramente col finale sarà una partita completamente diversa. Che partita ti aspetti contro i vostri vicini di casa? Una partita molto dura anche perché vedendo la classifica sia noi che loro siamo in posizioni veramente difficoltose e abbiamo bisogno di punti entrambi, sarà una partita veramente dura per tutte e due le squadre sicuramente. Grazie mille. Grazie a voi.